sono qui per confermarvi la più grande indiscrezione del calciomercato del 2017. 19.000 mi piace, no? Ma come cazzo avete fatto? Cioè, non so pochi, non è normale come cosa. È arrivata un'offerta per Lulic, quindi andiamo ad analizzare un po' l'Inter, che strano. Giusto l'Inter! Cioè, incredibile. Rap burinistico. La B. Rap burinistico. Serie. Rap burinistico. Ri. Rap burinistico. Roma. Biancocelistico. Pippa. Pippaneristico. Nera. Pegorinistico. Intanto continuano ad arrivarci un sacco di offerte per tanti calciatori. Mi sa che non hanno capito che non siamo la Fiorentina, che si è data via pure il magazziniere. Noi, comunque un giocatore che, niente, l'Inter. Oh, raga, ho capito che siamo gemellati, però dai, cioè, non è che potete accannate una certa, no? Alle sei. Pure se un quarto. Anche perché poi si tratta di un giocatore fondamentale, ragazzi. Senza di lui, che tra l'altro abbiamo appena messo Wallace al suo posto. Però comunque senza di lui la Lazio non potrebbe mantenere quel taglio di capelli in Europa, al di là del fatto che non siamo in Europa quest'anno, però parliamo anche per il futuro, quindi chiaramente io potrei accettare soltanto un'offerta del genere, già lì, con quel numero lì, che mi garba, come direbbe Spalletti, un pochettino di più, si potrebbe anche ragionare. Direi di partire a questo punto, le simuleremo tutte le partite, come sapete, e niente, partiamo. Allora, è cominciata Atalanta-Lazio dell'Atleti Azzurri d'Italia, un match entusiasmante, Atalanta in vantaggio. Io, ragazzi, sono veramente sconcertato, perché non ho aggettivi per questo vantaggio degli ospiti. Felipe Anderson pareggia, grande Felipetto, un giocatore straordinario. Io senza di lui proprio non riuscirei a poi... fatecelo sto cazzo di due... Finisce qui un 1-1 che sicuramente è stato immeritato, perché avremo dominato in quanto miglior squadra italiana in circolazione. E allora 1-1 dopo la prima giornata di campionato, che comunque mi sembra un tantino, perché dovevamo perdere. Notizia che è dell'incomprensibile, perché la Juventus alla seconda giornata è sicuramente opera di Tagliavento, ragazzi. Io ve lo ripeto, non è facile quando hai tutti contro. Parli dei piagnoni e come li coglioni, il primo a piagne poi sei sempre te. Juve campione d'Italia, ma chiaramente perché l'anno scorso Wallace non era capitano, e allora Dybala sbaglia subito rigore. Vedete, appena abbiamo parlato di Wallace gliel'abbiamo, ecco, hanno segnato lo stesso. Vabbè, e allora non fa niente, continuiamo ad osservare quello che succede in campo. Arriva il 2-0, il 2-0 di Dybala, e quindi la doppietta, penso che termina così, con una Lazio che comunque sta prendendo in parole. È partita molto bene, in quanto il nostro obiettivo è la salvezza, quindi ci manca qualche posizione, però comunque siamo lì. E intanto le ottime prime uscite di campionato stanno convincendo parecchie nazionali, come vedete, avevo ragione io, una nazionale molto, insomma, importante a livello mondiale come il Venezuela, c'era scritto lì, insomma, vorrebbe contattarci, ma noi ovviamente dobbiamo pensare alle cose serie, perché adesso c'è Chievo-Lazio, sfida diretta per la salvezza, e quindi chiaramente domenica 11 settembre andiamo a piedi schiaffi, cioè a vincere la partita. Lazio che non è ancora vinto, ma è soltanto una casualità, infatti Immobile segna subito il gol del 1-0, Maggiorini pareggia, vedete che c'è qualcosa che non va nell'aria. Direi che purtroppo questo inizio di campionato è caratterizzato da qualcosa, non lo so, sta salendo il Mazzarri che è in me, probabilmente pioveva, ad agosto poi la pioggia, e il Chievo in vantaggio con un giocatore internazionale anche lui, e la partita sta avvolgendo al termine, e arriva una sconfitta che mi lascia perplesso, una sconfitta che comincia a farmi riflettere sul futuro. Ma sono sicuro che il presidente sarà soddisfatto della prestazione della nostra grande Lazio in queste prime uscite. Sì, vabbè che sto a cazzeggiare, però è strano uguale, dillo, cioè non che mi guardi così. Quarta giornata di campionato, Lazio-Pescara, questa proprio non la possiamo sbagliare. Pescara che ha battuto anche il Napoli alla prima giornata, insomma ha fatto capire subito di che pasta è fatto, di che colori ancora no, così come noi. Però comunque arriva il gol del vantaggio di Keita. E quindi vediamo un po' gli sviluppi del match con il risultato sempre fermo. Adesso sul 2-0 ha raddoppiato Felipetto,
Arriva anche il 3-0 di Djordjevic. Ma comunque match importante anche questo. Come vedete, una vittoria che ci rilancia verso la parte altissima della classifica. Siamo al 15° posto con 4 punti in 4 partite. Del tipo che pure il Crotone ha fatto meglio. Ma comunque adesso, signori e signorine, anche, per carità, è ovvio che anche voi state guardando questo video, quindi parliamone. Milan-Lazio. E allora arriva anche il momento di giocare questo altro match molto importante. Milan che viene da un pareggio contro la Sampdoria. 1-0 di Locatelli, 1-0 di Locatelli che sminuisce un po' l'entusiasmo della vittoria schiacciante contro un avversario imponente come il Pescara allo Stadio Olimpico. E viene anche ammonito Milinkovic-Savic, che probabilmente verrà ceduto nella cessione di gennaio, perché è già il primo cartellino giallo che prende nel suo campionato, quindi cose incredibili. Il Milan che anche trova il gol, come avete visto, del 2, poi del 3-0, del 3-1, adesso Immobile, però finisce così. Chiaramente tranquilli, perché farà bene rifiatare, farà bene tutto quanto. E allora, cazzo, stiamo ancora a settembre, che palle. E allora io so forse come poter andare a migliorare le cose. Siamo al 25 settembre con la sfida contro l'Empoli da giocare. Io direi di simularle tutte fino al derby, perché poi il derby con la Roma potrà cambiare molte cose. Ed eccoci arrivati al giorno del derby con i bruchi. E allora direi un attimo di andare a vedere cosa è successo nelle ultime partite. Ci eravamo lasciati dopo la sfida contro l'Empoli. Allora, con l'Udinese abbiamo vinto 3-1. Vedete che già qualcosa in aria sta cambiando. Vinciamo 2-1 contro il Bologna. Vinciamo contro il Torino. Pareggiamo con il Cagliari. Mi sembrava strano. Vinciamo anche con il Sassuolo. A novembre perdiamo con Napoli. Vinciamo con il Genoa, perdiamo con il Palermo ed eccoci qui al derby del 4 dicembre. Derby in cui so già quale potrà essere il giocatore decisivo, sicuramente il nostro capitano Wallace. Di come derby. E allora siamo partiti, una formazione che io direi ha dell'offensivo. La Roma veramente, guardate con chi sta giocando. Non ho veramente aggettivi, sono tutti dei veri provocatori. E come vedete non riescono sicuramente neanche a fare un tiro in porta. Lazio in vantaggio col gol di Keita. Ha pareggiato Salah, mi dispiace tantissimo, ed è anche il risultato finale. 1-1 tra Lazio e Roma in questo derby del 4 dicembre 2016, quindi tutto rimandato alle match di ritorno, se non ce ne saranno in Coppa Italia. Ricordo che questo è il quinto derby di fila che non vinciamo, lo dico comunque con orgoglio da buon tifoso. E ci avviciniamo anche alla sfida contro la Fiorentina, una Lazio che quindi dopo il pareggio con la Roma comunque rimane nella parte sinistra della classifica. Direi che comunque la parte che ci rispecchia di più, essendo una squadra un po' sinistra effettivamente, anche se questa la capiranno in tre, ma non fa niente, umorismo laziale. Lazio rugby nel 27. Tutto pronto allo Stadio Olimpico, vedete che è già la seconda partita di fila in casa che giochiamo. Deve aver fatto qualcosa il presidente in Lega. Partita che è finita 0-0, una partita che sicuramente avrà lasciato a bocca aperta tutti i tifosi, che probabilmente avranno pensato di farsi ridare i soldi del biglietto, perché chiaramente di questo si parla. Marchetti deluso da Fius. Io, Andrea, non te posso fare niente, hai visto? Hai deluso Marchetti, io queste cose veramente non le sopporto. Ma comunque 21 dicembre e si parla dell'ultima partita prima del mercato, se non sbaglio, l'ultima partita prima del mercato di gennaio, forse è la penultima, ma comunque Inter-Lazio, partita importante, ha ammonito il capitano, ma segna Felipetto Anderson, che con l'Inter peraltro ha un'ottima tradizione, perché i primi gol, i gol che lo hanno sbloccato con la Lazio, li ha segnati proprio da San Siro contro l'Inter un paio di stagioni fa. Raddoppia, eccolo, la doppietta di Felipe Anderson, vedete, un giocatore straordinario, e poi il gol di Kondogbia, che potrebbe comunque essere inutile per l'Inter, in quanto finisce così. Penso che questa fosse anche l'ultima partita, se non sbaglio, del 2016, nonché l'ultima partita dell'episodio, sì, perché comunque con il mercato di gennaio, senza che finiamo il giro di ritorno, il prossimo episodio ve lo porterò direttamente appunto nel mercato. Quindi direi di interrompere la simulazione proprio al primo gennaio e quindi al nuovo anno, ed eccoci qui. E niente, raga, un bacione e sempre forza. Ci riesco a dirla questa. Vabbè, ciao raga. Al 49 nel baseball, dal 91 l'American football. Ok, ma il calcio però non si sa, non lo sai, che ne so, che ne so.